Eccola qua la starting list che la regia puntualmente ci ripropone, oltre a, vabbè, al problema che abbiamo visto stamattina, che hanno avuto i tedeschi con il vento e la visibilità. Adesso bisognerà vedere anche le condizioni. Era abbastanza caldo questa mattina, perché considerato che siamo al nord a Cusamo sono temperature non particolarmente fredde, anzi di solito si dovrebbero essere un pochino più proibitive. Il problema grosso, come abbiamo detto, è stato veramente il vento a tratti, che continuava a girare, e con Max abbiamo fatto anche stamattina, abbiamo fatto la considerazione, ha detto: beh sì, sono rimasti fuori il campione olimpico, il numero 2 del ranking list, però in che percentuale potevano pesare questi brutti risultati per i tedeschi? Siamo giunti alla conclusione che un 70-30 a un 70 è imputabile, perché poi lì bisogna vedere anche nel momento in cui l'atleta salta come ti gira il vento, quanto devi aspettare, insomma sono diverse le componenti, e un 30% all'atleta. Quindi resta il fatto che comunque, a mio modo di vedere, anche con questo regolamento qua, la squadra tedesca ha pagato non poco in questa prima gara. Sì, tra l'altro in mattinata ci siamo dimenticati di parlare della ulteriore novità per quanto riguarda la combinata, la cosiddetta compact sprint. Che cos'è la compact sprint? Di fatto, nella prova di compact sprint il regolamento prevede che entro 30 minuti dalla fine della gara di salto si debba disputare la prova di fondo. Questo esperimento verrà fatto a Lahti e ad Oslo. Sul finire della stagione non so chi possa avvantaggiare un'introduzione del genere. Diciamo che è figlia di esigenze televisive, soprattutto per evitare che ci possano essere due ore tra la prova di salto e quella di fondo. Esattamente. E intanto siamo su Chapuis, che ha preso il via il francese. Forse l'anno scorso per certi versi si poteva dire all'inizio una sorpresa, adesso sta diventando veramente una... All'inizio, esatto. Ho detto all'inizio della stagione scorsa, non durante la stagione. Adesso invece è una certezza, certo. è un altro signor atleta, e credo che, come hai detto te Max, potrebbe dire la sua fino in fondo per quanto riguarda poi la Coppa del Mondo. Certo, siamo alla prima gara, ce ne sono 24, quindi faremo tutti questi discorsi ancora più avanti, strada facendo. E intanto i distacchi per Quivuranta e Biller, per ora solo un atleta in gara, perché bisogna aspettare ancora 25 secondi prima di vedere partire anzi Quivuranta, che si lancerà all'inseguimento del francese, stando attento anche a non bruciarsi troppe energie in partenza. E la chiave è proprio quella, la gestione dello sforzo sui 15 km. Ci sono atleti che da questo punto di vista sono predisposti naturalmente, altri che faticano maggiormente. Quivuranta è giovane, per cui in diverse occasioni magari ha peccato un po' di generosità partendo troppo forte, venendo risucchiato nelle fasi conclusive della gara. Però devo dire che anno dopo anno sta maturando, i risultati migliorano progressivamente, può essere davvero una presenza fissa sul podio un po' per tutta la stagione. Un Quivuranta, se vi ricordate, che un paio di stagioni fa, quando è stato introdotto il regolamento del Body Mass Index, era stato penalizzato nelle sue prime performance di salto proprio per questo rapporto peso-sci, e qui parliamo non della scorsa stagione ma della precedente. Sì, è vero, però diciamo che ha saputo adattarsi alle nuove condizioni, ai nuovi regolamenti, anche perché è un talento incredibile. In questo momento c'è chi lo vorrebbe vedere nel salto speciale, non credo che sia un'eventualità possibile, però probabilmente non sfigurerebbe. Considerato che i finlandesi ne hanno di atleti nel salto speciale, intanto Biller, Espen, Rian subito dietro, adesso ci si muove un po' più rapidamente David Kreiner, poi Benny Gruber con il numero 6. Qui siamo ancora con Kreiner appena partito. Nel frattempo ci scrive Cesare Dalodi che ci domanda se ci sono stati lamentele da parte dei big del salto dopo la tormentata gara di ieri pomeriggio. Sì, si sono lamentati tutti, in particolare gli allenatori. Addirittura Hannu Lepis ha dichiarato che non avrebbe voluto far gareggiare Mawisz. Hannu Lepis, che in questo momento è l'allenatore dei polacchi. Janne Haunen polemicamente non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti. Sui giornali tedeschi campeggiavano diverse critiche alla FIS per il fatto di aver voluto portare avanti quella gara, o comunque di non averla voluta cancellare.
però fa parte del gioco nel salto. Secondo me è stata una gara, ribadisco, con termini farseschi, però tant'è che alla fine il risultato vale anche per la classifica di Coppa del Mondo. E la cosa grave, o grave, la cosa particolare sarà che di fatto nessuno degli atleti che lo scorso anno occupava le prime 15 posizioni di Coppa del Mondo avrà la qualificazione garantita per la gara di oggi, per cui dovranno saltare tutti al massimo la prova di qualifica. Perché per certi versi sì, può essere spettacolare e divertente, per altri mica tanto. Intanto Ada Pozzi ci propone un pronostico che al momento sembra complicato, ma però mai darsi per vinti. E lei dice che non dà per morto anno. Io non è che ho dato Ada, non ho dato per morto anno, anzi è un secondo me è peggio di un gatto, cioè ha tante di quelle vite che va avanti all'infinito, però dico, ho detto che oggi è più difficile. Poi l'anno scorso ci ha abituato a degli exploit incredibili, a delle gare. La mia perplessità nasce dal fatto che sia la prima gara di Coppa del Mondo e quindi bisogna rodare i muscoli. Comunque Ada propone questo arrivo, col volante in testa, Manin in secondo e la Chapuis terzo. Ah, proprio non gli lascia chance Chapuis. Poi ci scrive Stefano che ci domanda come mai non ci sono azzurri nella combinata nordica e nel salto speciale. Diverse motivazioni. Nel salto speciale si è preferito evitare ai ragazzi la trasferta a Cusamo perché per via delle condizioni atmosferiche non avrebbero potuto allenarsi per l'intera settimana. Quindi saranno però presenti a Lillehammer settimana prossima e saranno in tre. Quindi oltre a Colloredo e Morassi ci sarà anche Bolognani. Per la combinata nordica invece si tratta di una scelta strategica, si preferisce iniziare la stagione in Coppa del Mondo B per non dividere la squadra in due parti, la parte che fa la Coppa del Mondo A e quella che fa la parte che fa la Coppa del Mondo B. Quindi gli azzurri voleranno negli Stati Uniti e la Coppa del Mondo B inizierà, mi pare, la seconda settimana di dicembre a Steamboat Springs. Direi che è una scelta che può essere condivisa, soprattutto se poi sia Strobel che Michielli riusciranno a entrare nelle prime 40 posizioni di quel famoso, fatidico World Ranking List che ti permette poi di gareggiare in Coppa del Mondo A. Intanto siamo ai primi 2 chilometri, rilevamento all'intermedio, con Chapuis che ha transitato in 4:43:03. Per quanto riguarda adesso dobbiamo andare a vedere il ritardo di Anssi Koivuranta, sarà interessante, che partiva con, ricordiamo, 1:29. Esatto. Da recuperare. Vediamo. Si potrebbe fare già una proiezione a seconda del distacco di Koivuranta ai 2 chilometri. Una proiezione che non sorride a Koivuranta in ogni caso, di fatto non ha recuperato niente se non 3 secondi. 3 secondi. Vorrebbe dire su 15 chilometri recuperare, facciamo poco più di 21 secondi, 25, anche meno, per cui si fa dura per la vittoria, comunque poi la differenza si fa comunque nell'ultima parte di gara. Qui invece siamo su Takahashi, mi pare, con il pettorale, su Gruber. Sì, c'è Michi, Gruber che ha ripreso Kreiner. Mentre davanti c'erano Biller ed Esperian, non così avvantaggiati. Qui si potrebbe formare un trenino, mi pare che sia Kreiner che Gruber abbiano un passo superiore rispetto a Biller e ad Esperian e di fatto hanno annullato il gap che li separava dalla lotta per la terza posizione. Adesso cerchiamo di capire anche quanto perde Biller nei confronti di Jason Lamy-Chapuis. Direi che siamo più o meno sugli stessi tempi, o forse ha lasciato sul piatto qualche secondo. E siamo sulla salita del tracciato. Biller mi pare abbastanza in difficoltà in questo tratto di salita. Dietro però stanno, vedi che dietro gli hanno, come hai detto te, riagganciati Kreiner, il più pimpante il più pimpante dei quattro è sicuramente David Kreiner in questo momento. Io comunque non vedo l'ora che partano Manninen e Ackermann, Asenei. Sì, più che altro Mohan, Manninen e Asenei, la vedo più dura per Ackermann. Comunque un bel quartetto. Intanto ci dice Giuseppe Dalla Valsusa che Fabris è arrivato secondo a Mosca in una gara di Coppa del Mondo e vorrebbe conoscere qualcosa riguardo la programmazione del pattinaggio di velocità su Eurosport. Se non erro ci saranno degli appuntamenti tra gennaio e marzo, penso europei e mondiali, però la conferma non l'abbiamo ancora, ne sapremo di più sicuramente nelle prossime settimane. Ci sarà comunque spazio anche per il pattinaggio di velocità e quindi per Enrico Fabris e tutti gli altri azzurri.
3 chilometri e 7 per Jason Mishapui, che sta ovviamente cercando di controllare, l'avevano detto, sarà la sua, sarà una gara soprattutto a controllare i muscoli per la seconda parte del tracciato, per non correre rischi di gettare all'ortiche una vittoria. Qua già vedo come fa le curve, se la prende abbastanza tranquillamente, nel senso è concentrato, determinato, però non si danna l'anima per dietro. Ha sbagliato, errore di Mishapui, incredibile, ha infilato il pazzesco, cosa ha combinato Mishapui, ha lasciato sul piatto una ventina di secondi, hai detto niente, ha lasciato sul piatto una ventina di secondi. Qui siamo a un quarto di gara. Sì, intanto confermo che Fabris è arrivato secondo nei 1500 nella tappa di Coppa del Mondo che si sta disputando a Mosca. Oltretutto Max Mishapui, dopo non so se ce lo rifaranno vedere, ma non se n'è accorto subito perché è andato avanti un pezzo e è tornato indietro sull'errore che ha commesso. Clamoroso, adesso vediamo quanto ha regalato a Koivuranta. Sono molto curioso. Intanto ci arriva una domanda interessante da parte di Luciano, che ci chiede due nomi di combinatisti che finirebbero in zona punti nel salto e due nomi di combinatisti che farebbero lo stesso nel fondo. Allora, secondo me nel salto non finisce nessuno in zona punti e non ci va neanche vicino. Cioè, malgrado Koivuranta e la Mishapui siano due grossi saltatori, bisogna considerare che in genere partono da un gate superiore rispetto ai saltatori e questo non va sottovalutato, quindi vuol dire arrivare con velocità maggiore sul dente, quindi vuol dire avere più possibilità di saltare lungo. È chiaro che con una preparazione specifica Koivuranta potrebbe essere un papabile per entrare nei 30. Sì, però deve fare tutta una stagione di preparazione, certo, fatta in un certo e modo, abbandonare il fondo. E lasciare il fondo la combinata nord. Invece per quanto riguarda il discorso combinatisti nel fondo, Manninen a Salt Lake City arrivò a disputare la finale B della sprint, quindi non andò così lontano dalla zona medaglie. Elden, che fu un grande combinatista, arrivò sul podio in Coppa del Mondo di sci di fondo. Al momento, allo stesso modo, io credo che nessuno possa andare a punti nel fondo, però nuovamente con una preparazione specifica penso che Manninen possa essere il finlandese più forte a tecnica libera. Max, non ha, tutto sommato ha perso, rispetto all'intermedio precedente, ha perso solo 4 secondi, perché Koivuranta è arrivato a 1.22, gli è andata non bene, di lusso. Sì, intanto vi segnalo che il treno, e con treno intendiamo i signori Manin Hannu da Rovaniemi, Sebastian Asenei da Oberhof e Magnus Mohan dalla Norvegia, sono andati a riprendere Maslenikov, Peter Tande e Takahashi, quindi sono già in nona, decima e undicesima posizione. Della serie la Transiberiana sta arrivando. Esatto, la Transiberiana sta arrivando, questi sicuramente sul podio ci vanno. Intanto qui c'è il trenino che occupa, che occupa le posizioni della terza alla sesta, col pettorale numero 4 c'è Espen Rian in testa, poi a seguire Christoph Bieler. E poi Kreiner. David Kreiner e a concludere c'è Gruber. Ovviamente Bernard Gruber. Intanto vediamo, sono a 2.22 di stacco. Vanno più o meno con lo stesso passo di Mishapui. Però attenzione che adesso dietro vedremo arrivare anche gli altri. A partire da Willem De Niffel. Intanto andiamo a vedere, dodicesimo Tande, undicesimo Mohan, poi Maslenikov, Takahashi in tredicesima posizione a 3.44 da Ito Takahashi. Facciamo un ragionamento sugli stacchi. Allora, Takahashi ha mantenuto più o meno, è partito a 3.45 a 3.44, quindi ha mantenuto invariato il suo distacco. Però i distacchi che interessano sono quelli di Manninen, Mohan e Asenei, che hanno guadagnato un minuto in un quarto di gara. Questo cosa significa? Che al momento hanno 3 minuti e 40 di distacco. Potrebbero arrivare a 40 secondi dalla Mishapui mantenendo questo passo per tutta la prova. A questo punto, se il francese cede in maniera repentina, ci sono chance per salire anche sul gradino più alto del podio. Io ritengo più probabile che questi atleti, ossia Mohan, Manninen e Asenei, possano lottare invece per la seconda o anche la terza posizione. Sì, anche da vedere in che stato arriveranno nell'ultima parte della gara questi atleti che abbiamo detto, perché è vero che Mishapui brucia energie, però è anche vero che lo fanno lo stesso Manninen, Asenei, quindi bisogna vedere quali saranno le condizioni di questi atleti quando arrivano verso
la fine della gara. Certo, però sono atleti che... allenati, per carità, con l'abitudine, intanto 5 km, 14 minuti di gara, Jason Lamy-Chapuis. E qui siamo oltre il terzo di gara, con Jason Lamy-Chapuis che avrà comunque un vantaggio superiore al minuto e 20 nei confronti di Koivuranta, mentre dietro Manninen, Asenei e Mohan occupano la posizione dalla nona all'undicesima, ma di fatto hanno già nel mirino sia Willem Denifel che Janne Runnanen, mentre il gruppetto che occupa la posizione dalla terza alla sesta è avanti di circa un minuto, quindi sono ampie chance di rimonta. Ronny Ackermann è risalito fino alla sedicesima posizione. Andiamo, ne ha guadagnate tre rispetto alla partenza. Esatto, e sta andando forte comunque. Andiamo a vedere Gottwald. Gottwald è il 27esimo, però il distacco è ancora importante, 5 minuti 19, deve recuperare un minuto nei confronti di Ronny Ackermann. Siamo nel tratto di discesa per il francese, adesso andiamo ai 5-8 per l'intermedio, vedere il distacco, verificare il distacco che Anssi Koivuranta accusa da Jason Lamy-Chapuis. Sì, ai 4 km 800 metri Koivuranta aveva perso 3 secondi rispetto ai 3.700, segno che quindi Jason Lamy-Chapuis sta tenendo un buon passo, mentre dietro il distacco di Espen Rian e degli austriaci è rimasto invariato. Senza dimenticare, Max, dell'errore che ha fatto Chapuis, è dovuto tornare indietro perché lì qualche cosa ha perso. E su questo dovremmo riflettere. Cioè, vuol dire che si è mantenuto poco invariato il suo... ha perso poco, vuol dire che stava tenendo un signor passo. Esatto, Luca, vuol dire che questo ragazzo c'è in tutto e per tutto, anche nel fondo. 1.22 è più o meno come 3.7. Come 3.7, dovrebbe essere lo stesso. Qui secondo me chi sta perdendo un'occasione importante è David Kreiner, che potrebbe andare via. Il passo degli altri è quello che è, nessuno di questi quattro è un grande fondista dal punto di vista tecnico, anzi tutt'altro. Abbiamo il gruppetto guidato proprio da Kreiner, poi sull'esterno abbiamo Rian, ma tanto per intenderci, Diller e a chiudere Gruber, ma sono sempre lì, non riesce ad andare via. Manninen che sta tirando, Asenei e Mohan sono rispettivamente adesso settimo, ottavo e nono e hanno un distacco di un minuto rispetto al gruppetto di Espen Rian, David Kreiner, Christoph Diller e Bernhard Gruber. Mentre rimane invariato il distacco di questi quattro atleti nei confronti di Lamy-Chapuis. Sì, ormai hanno trovato, possiamo dire, un'andatura sì, per questa prima parte, per questo prima... Il ritmo dei primi sei atleti è analogo. Chiaro che... variazione più via, guarda variazione che meno. Guarda che differenza. Guarda che differenza. Pettorale giallo, il cigno di Rovaniemi. Non c'è paragone. Mamma mia. Ha una velocità doppia se non tripla rispetto al gruppetto precedente che è passato su questo tratto in salita. Sì, comunque anche Mohan molto bene, Mohan. E Asenè gli stanno attaccato, ha perso qualcosa. La Denifel è stato raggiunto e staccato. Ovviamente, ma anche perché è un passo diverso, guarda lo stesso Denifel con loro tre, è un Pensa altro passo. Che ai 4 km 800 metri, quindi un chilometro fa, Manninen aveva un distacco rispetto ad Espen Rian di 1 minuto e 10. Guarda quanti sono diventati adesso. Siamo sull'ordine dei... Manninen, siamo sotto i 50 secondi, quindi... decisamente. Cioè, sono due, come abbiamo detto, Max, all'inizio della gara, sono due situazioni, due gare diverse, perché Chapuis deve controllare e loro invece devono attaccare. Certo. Di conseguenza, anche strategicamente, sono due tipologie di gare diverse. Tanto Ronny Ackermann in questo momento occupa la 14esima posizione, ma può andare a prendere diversi atleti che sono davanti a lui, tra cui Ronanen, Peter Tandy e Daito Takahashi. E penso che riesca a prendere anche Willem Denifel tenendo questo passo. E qui siamo a metà gara per Lamy-Chapuis. E continua a transitare tranquillamente, guarda come si alza senza... Sì, sta gestendo bene, sì, ma d'altronde se avesse qualcuno alle calcagna non arriverebbe così in scioltezza, bello rilassato. Chiaro, ma il vantaggio era talmente importante che si può anche permettere di... Anche perché comunque hanno gli aggiornamenti dai tecnici sul tracciato, quindi sa benissimo. Questa volta l'ha infilata giusta. Beh, insomma. Mies kärjessä, eli voimat on Crowin.
Siamo a metà gara. 19 minuti per Jason Amichapuy. Da dietro poco da segnalare, se non appunto la rimonta di Ackermann, che secondo me entrerà nello stadio, probabilmente anche... Vediamo se può arrivare già attorno all'undicesima, decima posizione nello stadio Ackermann. Potrebbe entrare nello stadio, sì, in dodicesima posizione, si recupera su Aruna Nentakashi e anche Peter Tande. Andiamo su Anssi Koivuranta. Avete visto l'incrocio, ovviamente c'è un bel po' di differenza. Comunque, mentre passava Shapui. Male che vada, presumo che il trenino Manninen, Mohan, Asenai possa arrivare nelle posizioni dalla terza alla quinta. Ovviamente male che vada, perché se Koivuranta salta, bene... se Koivuranta salta lo vanno a prendere. E però d'altronde è difficile anche la posizione di Koivuranta, perché davanti sta cercando di non, di non perdere terreno da Shapui, e dietro devi comunque tenere d'occhio i signori che stanno arrivando. Esper Rian a guidare il primo trenino degli inseguitori davanti a David Kreiner. Qui Koivuranta ha perso qualche secondo nei confronti di Damien Shapui. Pagava 1,22 5,8 km, adesso siamo a 1,26, però di fatto il distacco rimane praticamente invariato. Era partito con 1,29 Koivuranta, considerando che Shapui ha lasciato per strada 20 secondi. Forse il francese va più forte del finlandese. Sicuramente, perché guarda, siamo a 1,26, sì, più o meno. Mentre è probabile che tra questo trenino e quello di Manninen ci siano 30 secondi. Eccolo qua il trenino di Manninen, sempre a guidare davanti a Magnus Mohan e a Sebastian Asenei. Hanno davvero un altro passo rispetto a tutti gli altri, anche se poi qui sta tirando solo Manninen, gli altri non è che gli stiano dando una grandissima mano. Stanno cercando di non lasciarlo andare via, ce lo stanno controllando. Ecco, questi pagavano 2 minuti e 21 e 5,8 km, direi che il distacco rimane invariato, però ormai Manninen li ha nel mirino. Stanno andando più forte. 2,18. Ecco, hanno guadagnato 10 secondi su Koivuranta, però sottolineiamo questo fatto. O Koivuranta ha perso 10 secondi, dipende da che punto di vista. Sì, la puoi leggere in due modi. Lo vediamo. Se tu ti ricordi anche la gara dell'anno scorso, quella dove è arrivato secondo Koivuranta e primo Manninen, era partito in maniera esplosiva Koivuranta, poi ha perso proprio, va bene che c'era un altro Manninen, però ha perso poi nel finale, cioè è arrivato proprio affaticato. Sì, è vero, intanto c'è questa tendenza confermata che praticamente Manninen e i suoi compagni di avventura guadagnano ogni giro, quindi ogni 3 km 750 metri, un minuto pulito nei confronti di Jason Amichapuy. Andando avanti in questa maniera arriverebbero a 45 secondi dal francese. Alla riguardo ci scrive Adapuzzi, che dice: arriva il cigno e vedrete che Amichapuy perderà nel finale. E poi sottolinea quanto è bello vedere Manninen sugli sci stretti, sembra volare. Secondo Ada potrebbe andare a punti in una 10 o in una 15 a tecnica libera anche nel fondo. Opinioni? Prima o poi ci sarà la controprova anche di questo, con una preparazione specifica, a mio avviso, senza nessun problema. Tra le altre cose, a proposito di fuori classe in assoluto, un nome su tutti, Bjorn Dehn, tu hai commentato, l'hai visto, l'hai commentato, quella gara di fondo che ha fatto. Cioè, è vero che loro vanno molto di più sugli sci stretti, però signori, è andato come un treno. Bjorn Dehn, dici? Sì, Bjorn Dehn, ho detto Dehn? Sì, sì. Scusa, ho detto... Sì, hanno qualcosa di simile per quanto concerne il nome. Bjorn Dehn in quell'occasione ha dominato. È chiaro che per i biatleti... Oltre alla nazione. Certo, i biatleti sugli sci vanno più forti rispetto ai combinatisti nordici. Su questo non c'è dubbio. Intanto segnaliamo che Ronnie Ackermann sta per prendere il trenino che occupa le posizioni dalla decima alla tredicesima, trenino che è composto da Peter Tande, da Ito Takahashi, Willem Denifel e Janne Runanen. Ci sono una ventina di secondi di distacco, mentre da dietro Gottwald è già risalito in sedicesima posizione, però adesso deve recuperare un minuto sul quindicesimo, che è il norvegese, svizzero però di nascita, Jan Schmidt. Un secondo e mezzo recuperati da Koivuranta, gli 8,5 km nei confronti di Jason Amichapuy. E ci scrive Alessandro, che torna sulla gara di salto di ieri,
dice che secondo lui se Aun e Nuyanda avessero fatto un discreto salto la gara non sarebbe stata interrotta. Questo non lo so, sta di fatto che chi ci ha rimesso sono stati proprio gli atleti del cosiddetto gruppo rosso, tra cui Aun e Nuyanda, perché sono rimasti senza punti in Coppa del Mondo e oggi dovranno conquistarsi la qualificazione per la gara. Fatto che è paradossale, però ahimè, perché sono tantissimi anni che loro non fanno qualifiche, che mi ricordo. Sì, Aunel pensa che sia una vita che non fa più la qualifica e quindi non potranno rilassarsi. Qui mi pare che ci sia qualcuno nel trenino che occupa la posizione della terza, la sesta un po' in crisi. Cerchiamo di capire il pettorale, sembra Gruber con il 6. Il pettorale la giallo, però mi sembra quello di Manin. Sì, sono arrivati. Ci sono, ormai ci sono. Quindi due trenini accorpati. Adesso la curiosità è quella di vedere come si comporteranno i quattro atleti raggiunti. L'errore è quello di cercare di tenere il passo di Manin e compagnia, perché automaticamente significherebbe saltare nel giro di un chilometro. Nel passato in molti ci hanno provato e alla fine non hanno ottenuto risultati da questo punto di vista. Attenzione che però Manninen, che sta dando tantissimo, potrebbe poi pagare questa sua generosità, perché sia Mohan che Asenei sono rimasti sempre a ruota e probabilmente stanno spendendo meno del finlandese. C'è anche da dire che il finlandese questo tracciato lo conosce come sulle sue tasche, quindi, e sa anche distribuire le sue energie. Sì, sì. Poi credo che Akuusamo si trovi a gareggiare tanto quanto gli altri, perché non è certo il centro di allenamento di Hanneman. No, non è il suo caso, però insomma. Attenzione, sai, che già vinto. Aggiungo un particolare, Luca, secondo me col Volante ha forte rischio, col Volante non sale sul podio oggi, a meno che non cambi davvero passo nell'ultimo giro, perché qui mi pare davvero in difficoltà. Beh, prima nell'ultimo intertempo agli 8 e mezzo aveva guadagnato 1 e mezzo, perché era 1,26 e da dietro gli avevano preso qualcosa. È da dietro che da dietro gli avevano preso qualcosa anche il trenino con Christoph Bieler, Espen Rian, Gruber e Kreiner. Il problema suo è quello che ti ho detto prima, cioè devi stare attento davanti ma anche soprattutto dietro, perché il pericolo era davanti. Difficile che vada a prendere Chapuis, ma dietro il pericolo c'è da dire che col Volante in questo tratto è incrementato nei confronti della Misha Pui, ha guadagnato 3 secondi, bisogna vedere se non li ha persi il francese, però adesso vedremo arrivare Manninen con Mohan e Asenei, ne capiremo di più sull'andamento della prova. Se Manninen, Mohan e Asenei hanno in questo momento un minuto o meno di distacco, vanno a prendere quel Volante, se hanno di più è difficile. Vederlo così mi sembra che stia più o meno mantenendo lo stesso passo dall'inizio della gara, cioè non ha variato di tantissimo. No, non ha variato di tantissimo. È chiaro, Max, che è un'impressione, quindi bisogna prenderla. Eccoli intanto qua. Il trenino ha cambiato tutto. E la cosa incredibile è che gli altri quattro sono rimasti assieme. Sì, questi tre passano, sembra una cronometro squadre del ciclismo. Loro vanno e dietro. Esatto. Ma è giusto che sia così. Saggiamente gli altri atleti non hanno seguito il passo di Manninen. No, ma anche perché è impossibile, cioè l'abbiamo detto più di una volta, il passo di Manninen a mio modo di vedere è unico, è un'altra marcia senza dubbio. Intanto Asenei ha rischiato qualcosa nel tratto in discesa, una spigolata, però è rimasto in piedi e a questo punto attendiamo gli atleti al termine del terzo giro. Comunque, per quel discorso che facevamo su Koivuranta, Manninen, Mohan e Asenei, tranquilli che Koivuranta oggi il podio lo vede in fotografia, perché ci sono praticamente 30 secondi tra lui e il trenino di Manninen, per cui lo sbranano. Lo sbranano, anche perché poi da dietro è più facile recuperare quando hai una sagoma davanti, è un punto di riferimento, mentre per la Misha Pui si fa dura, ma comunque ce la farà. A 2 minuti di vantaggio in questo momento su Manninen, anche se in questo giro ho l'impressione che abbia perso qualcosa di più rispetto agli altri. Comunque aspettiamo la Misha Pui. Magari può anche aver rallentato un attimo per poi riprendere nel finale. Quindi aspettiamolo sulla linea del traguardo quando transiterà per la conclusione del terzo giro e l'inizio del quarto. Poi non dimentichiamo che per il francese si tratterebbe della seconda vittoria consecutiva in Coppa del Mondo. Sì, perché ha vinto a Sapporo l'ultima gara. Ha vinto a Sapporo proprio l'ultima gara. E tra l'altro conclude nelle prime 10 posizioni di Coppa del Mondo da 7 gare. E considerando che la striscia di Kircaisen si è chiusa oggi, solo Mohan ha una striscia più lunga, con oggi sono 11 prove consecutive nelle prime 10 posizioni.
sono risultati molto significativi, perché in questa disciplina la continuità paga moltissimo quando si vanno a fare i calcoli per la classifica generale di Coppa del Mondo. Poi non ci sono neppure scarti. Ingresso nello stadio per Jason Lamy Chapuis. Mancano poco meno di 4 chilometri al traguardo. E adesso il quesito è il seguente: sarà già stato raggiunto col volante da Manninen Asenei e Mohan? Dipende se hanno acceso il turbo o meno. Comunque, i seguitori, se non l'hanno preso, ce l'hanno lì a 10 secondi. Ce l'hanno nel mirino, comunque, sono lì a un tiro di schioppo. È lì, sì. Infatti, guarda, ormai è questione di metri. Lo prendono nello stadio. È questione di metri per Ansi Koivuranta. Andiamo a vedere anche che cosa sta succedendo dietro questi atleti. Ronnie Ackerman è alla caccia della decima posizione, è in rimonta su Peter Tande e Daito Takahashi, che occupano la decima e l'undicesima posizione. Vediamo se sono già transitati anche i 9 km. Così è. Sì, Ackerman di fatto si è accodato. Ackerman che a questo punto potrebbe essere decimo. Mentre ho perso le tracce di Gottwald. Ecco, Gottwald al momento è invece in diciottesima posizione. Gottwald ha perso terreno, mi sembra strano. A meno che non sia un errore nel nostro database. Sarà interessante vedere se questi tre atleti arrivano assieme in volata finale. Una bella volata tre non sarebbe male. No, non sarebbe male dal punto di vista dello spettacolo. No, anche perché sono tre specialisti. Certo che un cambio a Manninen potrebbero anche darglielo, magari non ne hanno, non sottovalutiamo neanche questo fatto. Intanto ormai Koivuranta si sente il fiato sul collo. E sul discorso Manninen esce di fondo ci scrive Alessandro, che ci domanda se è ipotizzabile anche per Manninen una visita alle gare di fondo. In realtà Anu Manninen 2 anni fa aveva un progetto molto chiaro. Sì, l'ha già fatto. Il progetto 2 anni fa era molto chiaro: vincere una medaglia mondiale di Oberstdorf, vincere una medaglia possibilmente d'oro alle Olimpiadi e poi passare nel fondo. Mondiale di Oberstdorf, debacle. Olimpiade, idem, per cui si va avanti con la combinata. Andiamo a vedere dunque l'altro gruppetto degli inseguitori all'interno dello stadio. Un gruppetto che ormai Max ha perso già un bel po' di terreno rispetto, sì, a Manninen e compagni. Però guadagnano sulla Michapui. C'è da fare una considerazione. Manninen ha guadagnato un minuto nei primi due giri. Nel terzo giro ha guadagnato un minuto e venti rispetto alla Michapui. Al momento ha un distacco, se non erro, di 1,30. Se il francese salta, a questo punto c'è qualche chance, anche se la vedo davvero davvero complicata. Ripeto, io ho sempre sostenuto che fino all'ultimo chilometro non si può mai dire quello che può succedere. Certamente. Ripeto, secondo me Chapuis ha anche fatto una valutazione delle proprie forze, delle proprie possibilità su questa distanza. Cioè, credo che abbia cercato di fare giusti i conti anche con i suoi tecnici, schimene, preparatori, quale poteva essere la tattica di gara giusta per evitare, soprattutto per evitare di arrivare negli ultimi chilometri con un Manninen che ti arriva col fiato sul collo, perché comunque fa paura. Senza dubbio, col volante si accoda. Vediamo se riuscirà a tenere il passo di questi tre atleti. Non può fare altro del resto. Mentre sarebbe bello vedere le immagini sulla battaglia per la decima posizione. Koivuranta che sta perdendo comunque, perché già in fondo lì, sull'ultima immagine, si stava distaccando rispetto al gruppo guidato da Anu Manninen, quindi ha fatto segno che è in difficoltà, in grossa crisi. Evidentemente i 3 minuti e passa che aveva di vantaggio su loro non sono bastati all'inizio, probabilmente non bastano, conoscendo la forza, anche perché sugli sci stretti stiamo parlando dei tre atleti fra i più forti. Sì, i tre più forti nella combinata nordica, sono i tre ovviamente più forti, escluso Kirkhaizen. Con Kirkhaizen sono i 4 più forti. Tanto Ackerman è decimo, ha raggiunto e staccato Tande. Takahashi ha perso il terreno a sua volta di Tande e guida il trenino che occupa le posizioni dalla 12esima in avanti, trenino composto anche da Denifel, ma attenzione che da dietro sta rimontando Gottwald. Andiamo a vedere il distacco.
hanno guadagnato altri 10 secondi rispetto alla Misha Pui, ma non so se si tratta di una rimonta sufficiente a prendere il francese, anzi direi proprio di no. Io, secondo me ce la fa, poi sai. No, ormai manca troppo poco. Manca poco, bisogna vedere anche il distacco e quanto manca. Io credo che non abbia particolari problemi. Magari arriverà con poco vantaggio, questo è sicuro, perché se sa di essere abbastanza tranquillo, poi manca poco meno di 2 chilometri. Ha comunque gestito molto bene, bisogna dargliene atto. Un atleta che sta trovando una maturità importante. Sai, sta facendo della continuità il suo punto di forza, sì. Perché comunque, Max, consideriamo una cosa, lui salta bene e questo è fuori di dubbio, però a mio modo di vedere comunque oggi ha fatto una signora gara sugli sci stretti. Sì, sì, senza un po' di dubbio. Tanto di cappello, perché ha saputo gestirsi. No, senza un po' di dubbio. Maninen. E coi Vuoranta ha alzato bandiera bianca come... Era prevedibile. Era prevedibile, infatti. 13 chilometri e 3. Jason Lamisha Pui, 35 minuti di gara. Vediamo il suo distacco a questo punto, ovviamente da Anu Maninen, che guida il gruppetto con Asené e Magnus Moan. Sono sotto al minuto, comunque giù di lì, 1:05, 1:10. Che ovviamente non sono recuperabili in 1 km 700 metri. Soprattutto nella fase finale di una corsa, dopo che hai già speso parecchie energie. Andiamo a vedere il distacco. Intermedio fra pochissimo. Sì, siamo intorno al minuto, forse qualche cosa. Sì, 1:10, 1:10, dai. Questi tre atleti è impressionante, hanno lo stesso passo, hanno mantenuto lo stesso passo, cioè uno rispetto all'altro, sempre la stessa andatura, non si sono allungati e accorciati. Assolutamente. Ma neanche... A questo punto, se arrivano così, il miglior tempo nella prova di fondo lo ottiene Magnus Moan, che è partito 4 secondi dopo Anu Maninen, che a sua volta è partito, se non erro, 7 secondi dietro Sebastian Asenei. Quanto ha di vantaggio Vuoranta su, perché sugli altri? Sì, perché... No, direi che dovrebbe essere abbastanza tranquillo. Condizio sine qua non? A 40 secondi in questo momento, a meno di cedimenti repentini. È quello che mi... Perché adesso era abbastanza... Più che altro è Ackermann, che a questo punto a 30 secondi dal trenino degli austriaci e di Espen Rian. 30 secondi da recuperare in 2,7 km, non lo so. Sempre Maninen a fare l'andatura, dietro Moan chiude il trenino Asenei, che mi sembra quello un po' più affaticato in questo momento dei tre. Sì, un po' più distaccato. Beh, ma siamo lì perché fa un po' l'elastico, diciamo. Comunque raramente ho visto Maninen soccombere in volata, per cui è comunque difficile per Tande ed Asenei, anche se si presume abbiano risparmiato qualcosa rispetto al finlandese, anche che perché, è sempre stato al vento. Anche perché una delle caratteristiche che abbiamo visto da Maninen, nelle poche arrivi in volata, perché non è che ne abbia fatte poi tantissimi, è abituato ad arrivare da solo, ecco, parte un po' da lontano lui. Noi dobbiamo dare a Cesare quel che di Cesare, prima abbiamo citato i 4 fondisti più forti, che sono i 3 nell'immagine di questo momento, uno e Kircheiser, ci siamo dimenticati ovviamente Felix Gottwald. Ah, beh, Gottwald. Che oggi ha recuperato anche lui 3 minuti. Però è rimasto un po' imbottigliato. È leggermente più lento, è leggermente più lento rispetto a Maninen, Moan e Asenei, che però sono in 3, viaggiano in gruppo. E qui siamo sulla Misha Pui, che va a conquistare il secondo successo in carriera, secondo successo consecutivo, 8 gare di fila nelle prime 10 posizioni, anzi nelle prime 8 posizioni. E se non è costanza di rendimento questa. Se guardiamo la Coppa del Mondo, Luca, perché poi ha un 11° posto nella Gundersen delle Olimpiadi, se guardiamo alla Coppa del Mondo, nelle ultime
10 gare in cui ha partecipato è sempre rimasto nei primi 10. E questa è l'undicesima, quindi insomma una costanza di rendimento che va rimarcata. Decisamente intanto si prepara il chiamiamolo trionfo per Jason Lamy-Chapuis, tanto di cappello, una gara amministrata con intelligenza. Qua siamo sulla salita, vediamo se Manninen prova a spingere un po' più in difficoltà sulla faticano tutte sinistra, e due a seguire, esatto. Manninen, però Manninen qui c'era da aspettarselo che sulla salita provasse ad andarsene via, perde un po' di terreno Magnus Moanasene, cerca di rimanere nelle code di Manninen. Intanto il trionfo per Jason Lamy-Chapuis, che va a vincere la prima gara di combinata nordica della stagione Coppa del Mondo da Kuusamo in Finlandia. Questa volta la strada è quella giusta, direi una vittoria piuttosto convincente, aggiungete al suo tempo anche i secondi persi sbagliando strada, e questo ragazzo può davvero fare bene in questa stagione. Eccolo qua, tempo finale 40:01 e dietro la sagoma di Manninen, che ormai al secondo posto assicurato a Zené, e poi Magnus Mohan. Ancora una grande gara, possiamo dirlo, per il finlandese, per il trenino che si è portato dietro, ma non è una novità perché sugli sci stretti, si sa, vanno. Questi tre se la possono giocare, se la giocano fino in fondo, e l'hanno dimostrato oggi con Manninen che nella volata, quando ha deciso di partire, è andato. Mentre Asenei, dopo due stagioni oltremodo deludenti, ritorna sul podio in Coppa del Mondo. È senz'altro un gradito recupero ad alto livello. Adesso aspettiamo gli atleti che occupano la posizione dalla sesta in avanti, perché quinto dovrebbe essere Koivuranta, che aveva ampio margine ai 13,3 km, così è. Mentre dietro è rimasto staccato Bernard Gruber, e se ne sono andati via Espen Rian, David Kreiner e Christoph Bieler, con Ronny Ackermann che stava cercando di rientrare su Gruber e potrebbe anche farcela per la nona posizione. Eccolo qua, Anssi Koivuranta a chiudere per la quinta posizione, poi vedremo anche dove si è piazzato Gottwald. Vedremo anche dove si è piazzato Gottwald, punto è perché... mentre sarebbe meglio staccare sull'arrivo. Eh sì, Bieler. Poi abbiamo Kreiner, Rian. Gottwald non fa fede perché bisogna poi aggiungergli i secondi, lui è partito con la wave start, il distacco che aveva comunque prima della partenza. Bene Ackermann che è andato a riprendere comunque Gruber. Eccolo qui Gruber che dovrebbe essere decimo a questo punto, con 2:33 è il tempo di Gottwald. Tutti gli atleti che faranno meno gli andranno davanti. Comunque Gottwald ha stracorso come al solito sugli sci stretti. Qui con l'11 siamo su Peter Tande, che rischia di andare dietro a Gottwald. Anche Tande non... No, è davanti. Mentre sullo sfondo si vede Daito Takahashi. Ecco, Takahashi forse rischia di essere dietro a Gottwald, o se la gioca sul filo dei secondi. Vediamo, di fatto è una volata per Takahashi, che direi che ce la fa. Ce la fa per 8 decimi. Possiamo dire una cosa, che in una Germania che ha pagato moltissimo nella gara di salto, secondo me oggi veramente Asenelli ha tirato, praticamente ha reso meno amaro il boccone la giornata tedesca. Sì, senz'altro. Da un atleta che forse non si aspettava. Grandissima prestazione nel complesso. Una cosa del genere. Non c'è dubbio al riguardo. Grandissima prestazione. Tanto arrivano tutti gli altri, buona anche la prova di Jan Schmidt che ha recuperato tanto anche nel fondo. Anche perché due anni fa Asenei, se ben ti ricordi, era finito addirittura in Coppa del Mondo B. Sì. All'inizio. Praticamente dopo gennaio. Dopo dicembre. Era retrocesso, quando proprio sembrava che non ci fosse più speranza. Intanto scrive ad Apozzi che insomma si rammarica per aver sbagliato il pronostico, ma insomma, continua a ribadire che Manninen è il più forte, e fa i complimenti al francese che si è comportato molto bene. Su questo che Manninen
Tu non sei molto d'accordo sul fatto che sia il... No, tu non sei d'accordo sul fatto che sia il più grande. Io sul fatto che sia il più grande, perché purtroppo gli mancano le vittorie negli appuntamenti che contano. Poi, se ne facciamo un discorso di Coppa del Mondo, niente da dire. Però una medaglia olimpica quanto pesa? Una medaglia campionati del mondo quanto contano. Pesa? Si ricorda print, perché domani sarà un'altra musica, perché è una gara sulla mezza distanza. Domani sarà uno scenario diverso. Se la prova di salto sarà regolare, probabilmente vedremo un esito differente, anche se il francese Jason Lamichapuis, se continua a saltare su questi livelli, difficilmente può essere battuto anche nella prova sprint. Sì, soprattutto vedere se Kirkaese e i compagni sai, il problema è che non questo regolamento, che non puoi ciccare la gara, certo, di salto. Kirkaese avrà motivazioni supplementari. E credo che sarà abbastanza imbufalito, come del resto anche Etik, perché non e Mario Stecher anche sono rimasti fuori, e Stecher è rimasto fuori anche lui, insomma sono tre atleti che non c'è sono una cosa che mi colpisce. Uno come Daito Takahashi ha guadagnato 1 minuto e 15 su Jason Lamichapuis. Attenzione, perché comunque in genere i due si equivalgono, anzi forse è meglio Lamichapuis. Significa che Daito Takahashi ha perso sì qualcosa nel salto, o meglio non è in condizioni, però sul fondo si difende discretamente. Io resto anche dall'idea, Max, che bisognerebbe anche sentire a questo punto Shapui, sentire esattamente come ha amministrato la gara. Cioè, se lui ha avuto sempre la situazione sotto controllo, sapendo quanto erano i distacchi, sapendo quanto gli mancava il traguardo, e quindi dice ok, io non vedo perché mi devo tirare il collo che domani c'è un'altra gara e mi gestisco fino in fondo. È possibile. E a quel punto dice arrivare con 15 secondi o con 4 non mi cambia la vita. Però potremmo prendere Koivuranta come esempio, ed il guadagno di Takahashi è più o meno analogo anche su Koivuranta. E allora il discorso cambia. E comunque domani avremo la riprova sempre su Eurosport.